Partita delicatissima quella che si gioca per la 15ª giornata del campionato di Serie D Girone F tra il Termoli Calcio 1920 e il Matese Alcannassa della città adriatica. È vietato perdere per entrambe le due formazioni che partono agli ordini del signor Rashin di Imola ed è subito Termoli in bella vista. Al primo minuto pericoloso la squadra giallorossa su punizione dal vertice destro della porta di Shiba e batte Esposito, Vittorio, mischia in aria ma Shiba para senza problemi. Al quinto è il Matese che risponde con una punizione da 25 metri di Russo che passa di pochissimo alto sopra la traversa di Lombardo. Mentre all'undicesimo una bella intuizione di Hernandez del Termoli che con tecnica sopraffina si libera appena in aria e tira a giro, pallone che passa di pochissimo sull'incrocio dei pali. Al dodicesimo ancora il Termoli che si fa vivo con un'incursione di Gabrielli poco fuori dall'aria, lascia partire un bel tiro che termina la sua corsa sull'esterno della rete alla sinistra di Shiba, proteso in tuffo. Al sedicesimo Guarino dà una punizione, 30 il colpo di testa, palla fuori con Lombardo comunque attento. Passiamo al 31esimo, ci prova un po' defilato sulla destra di Lombardo il Matese, tiro che arriva pericoloso in aria, il portiere giallorosso in tuffo allontana il pericolo di pugno. Siamo al 48esimo, nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, pericolosa mischia in aria giallorossa, ancora Matese pericoloso, ma tra respinte e tiro finale che vola alto si va al riposo con un nulla di fatto e a bere comunque un bel tè caldo perché ce n'è proprio bisogno per riscaldarsi. Si parte con la ripresa con un Termoli davvero all'arrembaggio. Al primo minuto Termoli pericolosissimo, Hernandez pescato benissimo in aria, tira solo davanti al portiere Simba, ma la palla finisce all'incrocio dei pali e poi fuori sul fondo. Al secondo ancora Termoli, ripartito, sprombattuto con Garzia, ci prova, ma ancora un nulla di fatto per la formazione giallorossa. E siamo adesso al quarto, Vittorio Esposito, punizione da 25 metri, palla aiutata anche dal vento, arriva pericolosamente in aria, ma Siba non si fa sorprendere. E passiamo al 15esimo, Russo per il Matese ci prova appena in aria in semi rovesciata. Lombardo para ma gli sfugge il pallone, brividi ma la difesa del Termoli rimedia in qualche modo. Si va al 18esimo, punizione con pallone che spiove pericolosamente nell'area piccola, nessuno la prende. Cagliazza del Termoli, meglio piazzato, liscia clamorosamente la palla che finisce fuori. Al 20esimo Hernandez ci prova da fuori area, tiro insidiosissimo che Shiba in tuffo riesce a deviare senza problematica. Al 34esimo pericoloso invece il Matese con Galesio, il nuovo acquisto proveniente dall'Aquila, già stato con il Matese, che prende il palo a portiere battuto. Al 35esimo succede di tutto e l'arbitro si erge protagonista in negativo. Sorvola su un fallaccio davvero netto su un giocatore del Termoli e fa proseguire l'azione. Nel proseguire il neo entrato, il nuovo acquisto Ciao, entra con un fallo abbastanza duro e l'arbitro lo espelle direttamente dal campo. Le proteste, lasciamo immaginare il caos che si è scatenato in quel momento, e ne ha fatte le spese anche l'allenatore giallorosso, appunto Carnevale, che viene mandato anch'esso prima del tempo sotto la doccia. Si va al 47esimo con 4 minuti di recupero, il Catania in contropiede, il Catania del Matese, sfiora di un non nulla il gol che poteva essere una beffa tremenda per il Termoli e il gol vittoria per il Matese. Quindi si va poi negli spogliatoi tra proteste e anche qualche altra situazione diciamo un po' caotica, ma alla fine tutto è tranquillo, finisce 0-0, però alla fine questo 0-0 non serve proprio a nessuno.